Sequestrati migliaia di macchinari cinesi per l'estetica, pericolosi per la salute. Al TG1 consigli di un esperto. Sequestro di migliaia di macchinari cinesi per l'estetica. Strumenti pericolosi per la salute venivano rivenduti con false garanzie. Al TG1 i consigli di un esperto, Marco Bariletti. Erano falsi come l'abbronzatura che promettevano. La Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione italiana che importava dalla Cina lettini abbronzanti e apparecchiature a base di radiofrequenze per trattamenti di bellezza. 23.000 pezzi erano in un magazzino vicino Verona. 265 macchinari già in funzione in altrettanti saloni di bellezza. È fondamentale affidarsi ad un centro riconosciuto, ad un centro serio, dove operano dei medici specializzati e che sono specialisti da tempo nell'impiego di questi macchinari e di questi apparati. Per ridurre i costi, l'organizzazione evitava controlli e certificazioni. Tutti i documenti per la commercializzazione venivano contraffatti. L'unico che controllava i pezzi era il magazziniere. Doveva inserire la spina nella presa per accertarsi che il macchinario si accendesse. Evidenti i rischi per la salute di attrezzatura a base di radiofrequenze e raggi ultravioletti. Le precauzioni da prendere sono semplicemente quelle di affidarsi a medici esperti, perché il macchinario è sicuramente, la metodica è sicuramente molto efficace, non ha effetti collaterali e può essere adoperata in qualunque periodo dell'anno.